Aspettano le scogliere da anni i residenti di Sassonia Sud che non hanno ancora tolto dai loro occhi quelle immagini di garage scantinati allagati, strade impercorribili e persone che per giorni hanno cercato di tornare alla normalità dopo i danni provocati dall'acqua e dal fango. Ora che il comune di Fano ha presentato insieme ai tecnici il progetto per le scogliere, gli abitanti, gli esercenti e gli operatori balneari possono tirare un sospiro di sollievo. Uno di coloro che si è sempre battuto per la zona di Sassonia è Mauro Ginesi, componente del Comitato Le Brecce ed ora coordinatore pro tempore del gruppo Cittadinanza Attiva. Proprio con lui questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo nelle spiagge. Secondo Mauro, questa ad esempio non sarebbe la vera zona a rischio erosione. Negli anni 70 i bagnini si trovavano al di là della passeggiata. È vero che i bagni Peppe si trovava là al posto del, adesso c'è il ristorante K6. Il mare arrivava qui. Quindi originariamente il mare era qua, quindi non si può parlare di erosione con una spiaggia così. Quindi il mare si è ritirato, quindi non possiamo parlare di erosione. Diversamente invece per le altre parti che poi vedremo. E per altre parti Mauro intende ancora più a sud, come in Viale Ruggeri, Via del Bersaglio o Via Fratelli Zuccari. Ecco, qui ci troviamo in Viale Ruggeri. Come ci spiegava lei, sono sempre state fatte delle iniziative, degli interventi tampone. Esatto. Sì, vediamo, questo è uno degli interventi fatto 7-8 anni fa dalla Regione Marche, sono 60 metri di scogliera a rasa, ma fatta in una certa maniera. Infatti ha retto nelle varie mareggiate. Purtroppo qua ci sono stati tanti studi, tante cose, hanno speso tanti soldi che poi non hanno risolto nulla, anzi tutto così. Quindi, come vedete, adesso questo è l'ultimo danno fatto con le ultime mareggiate che stanno ponendo la riparazione. L'area per il momento è monitorata in continuazione per evitare di fare meno danni possibile in attesa di queste famose scogliere che pare con questo nuovo progetto risolva la situazione. Percorrendo ancora poche centinaia di metri ci siamo spostati di fronte a questo pennello che secondo Mauro ha salvaguardato le case sul Via del Bersaglio e dintorni, in particolare durante la mareggiata del 2015. Se non ci fosse stato, ha detto, qui l'acqua sarebbe arrivata fino alla ferrovia. Noi cittadini della zona chiediamo innanzitutto con questo progetto che vengano fatte subito le scogliere contemporaneamente su Via Fratelli Zuccari e su Via Ruggeri, lasciando per ultimo le due scogliere nuove sui bagnini. Questa è la nostra richiesta. Poi se questo non viene fatto, ognuno poi deciderà le proprie azioni. Intanto l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanese rimane in continuo contatto con la ditta siciliana che ha vinto l'appalto. Fra pochi giorni dovranno incontrarsi per definire i lavori, ma Fanese assicura, appena avremo notizie certe, ha detto, le comunicheremo alla cittadinanza nella massima trasparenza.